sono navigatori patrioti che hanno attraversato l'oceano su una barchetta per attirare l'attenzione del mondo sulla Trieste in bilico tra Italia e Jugoslavia nel secondo dopoguerra. Ci sono scienziati geniali, ma sfortunati, come Joseph Ressel, che inventò l'elica delle navi, ma non venne tenuto in considerazione, non fu tenuto in considerazione. Oppure come Vittorio Benussi, che inventò la macchina della verità, ma poi la sua tragica morte fu coperta da una menzogna. Poi ci sono scrittori come Paolo Universo, che non hanno mai voluto pubblicare mentre erano in vita, artisti che hanno voluto tenere nascosto il proprio talento. E poi ci sono eroi senza pace, come Nazario Sauro o come Rodolfo Maucci, un insegnante di liceo che fu costretto dai nazisti durante l'occupazione tedesca della città a dirigere il più importante quotidiano di Trieste, il Piccolo. E allora lui avviò una personale guerra di resistenza, sabotando dall'interno il giornale e affidando a un diario segreto, che oggi è conservato in una valigia con altri documenti che testimoniano questa sua sorta di lotta di resistenza, affidando a questo diario segreto tutto ciò che aveva fatto per non sottostare al giogo dei nazisti. Ecco, queste persone, molte altre, sono la gente di Trieste, uomini, donne, che in epoche diverse, con culture diverse, con lingue diverse e anche con idee diverse spesso contrapposte, hanno comunque legato il loro destino a questa città così affascinante e imprendibile.